noi partiamo da una scatola vuota, abbiamo di fronte la scatola vuota, abbiamo di fronte secondo me il vuoto, il nulla, quelle 136 pagine, 140 quante sono, che ci vengono proposte, non contengono nessuna idea educativa, nessuna idea pedagogica. Non c'è quindi un'idea di scuola che si vorrebbe, o almeno non emerge direttamente, perché quando non c'è un'idea di scuola, che è collegata all'assenza ovviamente di una visione del mondo, perché manca assolutamente in quel documento, viene confermata l'idea che c'è in precedenza, che è un'idea ovviamente che non ci piace. Perché è un'idea che non ci piace? Nel documento, per esempio, manca assolutamente qualsiasi cenno alla libertà, che ci sembra la priorità per qualsiasi educazione, l'educazione alla libertà, alla liberazione dell'essere umano e della collettività e della comunità in cui vive. Al contrario, come vi sarete resi conto, il lessico predominante prevede parole come merito, valutazione, carriera, efficienza, premialità. Addirittura c'è una bellissima parola, efficientamento, che fa sorridere per quanto è brutta ma anche dolorosa da subire per noi. Ovviamente di conseguenza il mondo che ci prepara, e quindi la scuola che ci prepara, è una scuola fatta di ansie, di frustrazioni, di noia, di egoismi, di invidie, perché non può nascere che una scuola di questo tipo, da quel tipo di impostazione. Ovviamente ciò che è assente è tutto quello che invece ci dovrebbe essere, oltre alla libertà, le emozioni, l'amore, il desiderio, il piacere. Non c'è un solo cenno a tutto questo in quel documento. La cosa più grave, a mio avviso, è questa insistenza sulla competizione. Questa insistenza sulla competizione, che già è deleteria e dannosissima tra i ragazzi, che viene estesa, come avete visto, ai docenti. E questa cosa è molto preoccupante, preoccupante per lo stato mentale di chi può produrre un documento simile. Perché già il problema vero, lo sappiamo, di noi docenti, è lasciar comprendere che l'importanza sta nella passione, nell'amore, nel piacere che si ha nell'apprendere, nello studiare, non nel premio finale. In più adesso siamo noi stessi che diamo questo cattivo esempio, quindi non siamo dei bravi docenti perché vogliamo esserlo, perché ci piace, ma perché dopo vediamo 10, 15, 20 euro in più. Quindi questo meccanismo davvero è diseducativo esponenzialmente e genererà una catastrofe fra di noi come docenti e poi a catena ovviamente tra gli studenti. E in conclusione, l'uomo, prima di leggere il documento, voglio dire che l'uomo che prevede un simile disegno, un simile progetto per la scuola, un simile documento per la scuola, che possiamo chiamare un uomo renziano, è un uomo disamorato, un uomo disamorato, un uomo senza passioni né emozioni, svuotato, avido e freddo, senza piacere né desideri, spento, ma che si accende solo quando gli si sventolano qualche banconota davanti. Un uomo che pensa solo al lavoro, alla carriera, a competere con i colleghi, che non si stupisce mai, non si meraviglia più di nulla, non ha curiosità per nulla, ovviamente dice sempre di sì, perché è stato abituato a quello, quindi non si ribellerà mai a qualsiasi cosa. Un uomo tutto immerso quindi nei meccanismi produttivi, schiacciato dalla logica efficientistica del profitto e incapace di alzare solo per un attimo lo sguardo e tornare solo a respirare. La società ovviamente in cui quest'uomo è immerso è una società disgregata, infelice, nevrotica, frammentata e continuamente in crisi di identità e sotto stress. Quello che già vediamo oggi in una città come Roma sarà molto amplificato dai ragazzi che usciranno da questo tipo di scuola. Adesso vado a leggere il documento comune che abbiamo esteso con una larga partecipazione di persone che si dedicano in maniera amorevole alla scuola e agli studenti. La scuola che esce fuori dalle 136 pagine della buona scuola dell'attuale proposta governativa non fa che riprodurre ed esasperare meccanismi di produzione e consumo che vediamo già distruggere il nostro tessuto sociale. Una scuola che non solo conferma la competizione fra gli studenti, come è stato detto,
ma la estende anche ai docenti che saranno costretti d'ora in avanti a insegnare per inseguire un premio, una mancia spacciata per aumento di stipendio che va a sostituire gli scatti stipendiali e permette al governo di scippare ulteriori miliardi alla scuola statale. Con un sistema così discriminante e punitivo, i docenti sarebbero ancora più ridotti al ruolo di semplici addestratori. Il modello che noi opponiamo è una scuola in cui l'insegnante sia un buon insegnante perché ama il proprio mestiere, lo studente sia un buono studente perché desidera ampliare le proprie conoscenze e sia curioso di apprendere. La scuola che proponiamo è una scuola in cui ci sia solidarietà e non competizione, piacere e non sofferenza. D'altra parte la specie umana evolve grazie alla cooperazione, non grazie ad una competizione distruttiva, evolve grazie a gesti e atti d'amore, non incrementando ansie e frustrazioni. Questo quindi è l'ennesimo passaggio di un percorso che cerca di trasformare la scuola da istituzione a servizio e gli insegnanti da professionisti dell'educazione a meri impiegati. Ora, per dare attuazione a questa visione della scuola occorrerà per il presente e il futuro tenere a mente le seguenti linee guida. Difendere e potenziare la libertà di insegnamento e di apprendimento. Prestare attenzione allo sviluppo integrale degli studenti, quindi soprattutto uno sviluppo etico, filosofico, emozionale e relazionale. Quando si è distrutto l'uomo, può essere anche specializzato in una singola disciplina, ma sarà sempre un uomo distrutto che farà danni. Prestare attenzione allo sviluppo integrale e quindi aumentare la partecipazione dello studente alla costruzione del sapere, per prepararlo alla futura cittadinanza attiva. Questo è un punto fondamentale. Una scuola che ti rende passivo non può mai preparare un cittadino attivo, prepara un cittadino, un suddito. Evitare la precoce, quindi, specializzazione e arginare la compartimentazione e la frammentazione delle discipline, un altro danno enorme che fa la scuola. Aprire quindi la scuola alla conoscenza del territorio, dell'ambiente e del paesaggio circostante, il contatto con la realtà diretto che non inganna. Più in concreto proponiamo nell'immediato, come proposte proprio semplici, alcune vanno portate avanti subito come battaglie, contenere a un massimo di 24 il numero di alunni per classe e 20 in presenza di un alunno diversamente abile e prevedere un numero inferiore per le scuole dell'infanzia e primarie. Abolizione delle prove INVALSI ed esperimenti similari. Ovviamente il punto massimo di arrivo di quel tipo di scuola che abbiamo descritto. Rimuovere l'obbligo dell'adozione dei libri di testo, sempre questo per favorire il pluralismo. Connessione veloce a internet in tutte le aule, per favorire l'apertura. Educazione ai e con i nuovi media, finalmente devono essere integrati nella scuola. Sostituzione dei voti numerici con descrizioni delle attitudini, dei progressi e degli obiettivi raggiunti. La valutazione dovrà quindi essere rispettosa del singolo percorso dell'alunno. Adeguare curricula alle specificità del territorio grazie al rafforzamento degli organi collegiali e delle rappresentanze degli studenti e dei genitori che quindi decideranno su questo. Ripristino dei moduli della scuola primaria a 30 ore con le compresenze. Estensione dell'obbligo alla scuola d'infanzia nell'ambito di un riordino completo dei cicli scolastici. Far uscire i docenti dall'ambito di vigenza del DL 29 del 1993, che ha impiegatizzato la categoria privandola della libertà di insegnamento con conseguenti ricadute negative dal punto di vista professionale e didattico. Infine, proporre l'attuazione di un progetto pilota di etica secolare, sempre per andare incontro a quella visione integrale dell'uomo che abbiamo, che peraltro è già in atto in alcune università straniere e potrebbe essere esteso tranquillamente anche alla scuola, fino alla nostra scuola primaria. Ho concluso, mi dispiace per qualche minuto in più, ma insomma era doveroso anche per tutti quanti.